Il 6 con la cerimonia di inaugurazione, poi c'è stata l'inaugurazione della mostra di Raffaella De Nicola che resterà aperta fino al 5 gennaio 2020 ogni domenica con orario 10-12, 17-19. Poi c'è stato il gemellaggio con la società operaia di Barra, siamo andati lì, è stata una giornata bellissima, proprio stamattina ho ricevuto i complimenti sia del presidente e del consigliere della società Cavallaro che ci ha ringraziato anche per il dono che abbiamo fatto, perché lì voi dovete sapere che sono delle persone che apprezzano molto la ceramica, quindi appena abbiamo portato quel regalo in ceramica con la zuppiera, lì già due o tre persone che erano intenditori hanno subito capito la tipologia di ceramica e addirittura sapevano più loro spiegarmi la tipologia di pezze, la storia, che io, insomma, quindi sono molto esperto e hanno credito molto il nostro regalo. E appunto poi li rivedremo a dicembre, stiamo organizzando quest'altra gita per i presepi a San Giorgio a Cremano. Poi c'è stata la prima conferenza il 27, domenica scorsa, abbiamo iniziato a conoscere Michele Ungaro, abbiamo scoperto un poco qual era la Cerreto di quel tempo, abbiamo visto un po' la sua attività parlamentare che è stata sempre coerente e che soprattutto è stata un'attività parlamentare rivolta alle fasce più deboli, abbiamo visto un po' i suoi interventi, le sue battaglie. Ecco, l'unica cosa che diciamo non abbiamo avuto tempo di dire la domenica scorsa e che ci tenevo a dirvi e che a un certo punto Michele Ungaro finisce la sua carriera politica, su questa fine sono state dette tante cose, però in verità quello che sembra chiaro è che soprattutto a Cerreto, in quel periodo nel 1876, insomma Michele Ungaro si fa un po' tutti nemici, perché quando diventa sindaco di Cerreto lui persegue una linea dura contro le usurpazioni, c'erano state tante usurpazioni, lui fa un elenco di tutti i beni comunali e delle strade che erano state usurpate, erano ben 151, quindi c'era un certo malaffare che lui segnala e quando il Consiglio Comunale vota per diciamo
diciamo, per comprimere gli amministratori del passato, lui è l'unico in consiglio comunale che vota contro, quindi perde sostanzialmente la maggioranza e di lì a pochi mesi perderà le elezioni. Quindi questo è un fatto che abbiamo scoperto da poco, stiamo ancora analizzando tutti i documenti e poi nel libro che presenteremo a dicembre, a gennaio, troverete ulteriori informazioni. Quindi una persona sicuramente straordinaria che stiamo riscoprendo e stiamo rivalutando e che riscopriremo le prossime due domeniche con le conferenze che ci saranno domenica 10 e domenica 17 novembre, dove analizzeremo un po' altri aspetti di Michele Ungaro. Domenica prossima parleremo del suo legame con la massoneria, vedremo un poco quali erano i massoni di Cerreto e cosa facevano. Vedremo un poco, scopriremo qualcosa in più sulle sfide elettorali tra Michele Ungaro e Salvatore Pacelli. Scopriremo qualcosa in più sulla famiglia Ungaro. I relatori di domenica prossima saranno Andrea Ferrigno, Emilio Bove e Michele Selvaggio. Poi domenica 17 invece ci sarà un altro incontro, il primo è moderato da Albina Cerveglio, domenica 17 invece modererà la preside Angela Maria Pelosi e si parlerà di alcune iniziative di Michele Ungaro riguardanti la bonifica della zona di Telese a cura di Santino Maria Suero. Poi si parlerà del comizio agrario e del contributo della borghesia cerretese per lo sviluppo dell'agricoltura dopo l'Unità d'Italia a cura di Pasquale Carlo. E poi si parlerà del Grand Tour e degli affreschi di Palazzo Ungaro a cura di Nicola Ciabulli. Se volete contribuire per la stampa del libro, il costo è 50 euro, siamo già arrivati a un buon numero, però siccome le spese sono tante, le ha affrontate tutte la società operaria, chi vuole aggiungersi, abbiamo prorogato il termine fino al 17, a domenica 17. Il contributo è di 50 euro e si viene inserito all'inizio del libro in questo albo, e si ha diritto poi a due copie in omaggio del libro. Tornando a questa serata, ecco, questo evento ci stacca un poco dall'Ottocento, ci fa tornare ancora più indietro, torniamo ai tempi dell'antica Cerreto. L'antica Cerreto, grazie a Giuseppe De Nicola, che voi lo sapete meglio di me, è un grande appassionato di storia, è il fondatore del gruppo Facebook Storia di Cerreto e ha scritto già tre libri, tre commedie dedicate alla... L'ultima che è stata presentata riguardava proprio l'antica Cerreto, è stata presentata l'anno scorso e lui già ha dato alcuni accenni sull'urbanistica della vecchia Cerreto. E in questo periodo ha deciso appunto di fare un vero e proprio saggio dove approfondisce tutti questi aspetti storici ed urbanistici. Lui ha presentato altri tre libri, Commedie della Cerreto Moderna, Commedie della Cerreto Nuova e Commedie della Cerreto Antica, che sono anche, sono disponibili stasera. Sì, no. Sono disponibili, quindi se volete tutta la collana, in edicola si può ritirare. Allora, questo è un contributo importantissimo perché finalmente si ricostruisce pezzo per pezzo l'antica Cerreto a livello sia urbanistico che storico. Ci sono tante curiosità, tante notizie di cui vi parleranno poi i relatori stasera. La cosa però molto importante, e io mi complimento per l'autore, è questo elenco che lui fa a pagina 33, perché ogni libro, ogni studio scientifico, ecco, ha in sé delle novità, però spesso non si colgono, soprattutto per i non addetti ai lavori. Invece lui ha voluto inserire alla fine di questo primo saggio, ecco, tutte le novità che lui ha appunto messo nel saggio, quindi le elencate brevemente, in modo da farci capire l'importanza di questo testo. Tutte le ipotesi nuove che sono state fatte, tutte le scoperte sono contenute qui e sicuramente ve ne parleranno. Io ringrazio Giuseppe De Nicola per aver scelto la società operaia, essendo vicepresidente la doveva scegliere forza per pubblicare il suo libro. Lo ringrazio veramente di cuore per aver scelto la società, ma soprattutto per il lavoro che quotidianamente fa per Cerreto, non solo a livello di ricerca storica ma anche a livello proprio di amore che lui ha per la sua terra, perché io non ti credo, io ti vedo la mattina presto quando prendo il pullman che tu vai ad innaffiare le piante per abbellire meglio la nostra Cerreto, quelle piante davanti alla chiesa. Ecco, quindi questo tuo amore per Cerreto è bellissimo e ti ringrazio. Allora,
Passo la parola per un saluto istituzionale all'assessore alla cultura dottoressa Giovanna Robano e come sempre ringraziamo il Comune per questa bellissima sala che ci dà a disposizione. Buonasera, buonasera a tutti, a voi così numerosi stasera nonostante appunto le cattive condizioni meteorologiche. Grazie Adam per avermi invitato anche stasera a portare il mio saluto personale, quello del sindaco e di tutta l'amministrazione. E un piacere, come dico sempre, un onore insomma aver patrocinato queste iniziative, e un grazie particolare ovviamente stasera va al nostro amico Pino per questo contributo che tu hai voluto dare. Come diceva Adam, non è soltanto questo il tuo contributo, lo sappiamo tutti, il contributo tuo sempre presente e sempre attivo a Cerreto ad ogni iniziativa, ogni manifestazione. Come dico sempre, insomma, il tuo lavoro, il vostro lavoro di Raffaella a proposito dell'inaugurazione che abbiamo, della mostra che abbiamo inaugurato la volta scorsa, insomma, dovrebbero essere presi ad esempio per molti qui a Cerreto sicuramente. Quindi grazie di questo contributo, appunto. E di questo ti ringrazio non soltanto ovviamente in qualità di assessore alla cultura, ma anche come cittadina cerretese, perché è sicuramente importante sapere e conoscere la storia, insomma, le caratteristiche, quindi la nostra storia. Sono contenta che questa, come ci ricordavate, ma questa serata, insomma, la presentazione di questo libro rientra in questo cartellone, e sono felice che siamo riusciti anche ad integrare in qualche modo, no? Tutti questi eventi culturali con anche la manifestazione di Domenica dell'Olio che proprio oggi ha avuto inizio. Quindi è anche bello che proprio stasera, quindi la sera della inaugurazione della manifestazione di Domenica dell'Olio, se il tempo ce l'avesse permesso, insomma. Ecco, questa era la giornata di inaugurazione, appunto si è venuta proprio oggi in contemporanea, perché come sapete le Domeniche dell'Olio sono una manifestazione, un'iniziativa che rientra nell'ambito di un contenitore molto più ampio. Questo contenitore abbiamo voluto chiamarlo Decori e Sapori, giunge quest'anno alla quarta edizione e per il quarto anno consecutivo tra l'altro riceve anche il finanziamento da parte della Regione Campania, quindi si vede che è un lavoro insomma che stiamo facendo bene. Tutte in questo contenitore rientrano una serie di eventi, di iniziative, tutte diverse tra di loro, che vogliono però un unico obiettivo comune, cioè quello di valorizzare in qualche modo quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, e possono essere le eccellenze di tipo gastronomico, pensiamo alla carne marchigiana che valorizziamo con la manifestazione dalla Piazza alla Brace, l'olio a cui dedichiamo tutto il mese di novembre, la ceramica a cui invece dedichiamo presi di arte, quindi questa rassegna di presepi in ceramica durante tutto il periodo natalizio. Quindi vogliamo valorizzare queste eccellenze del territorio, ma vogliamo anche attrarre quanto più possibile visitatori, quindi far conoscere non soltanto ecco, queste eccellenze, ma appunto il nostro territorio, la nostra storia, la nostra architettura e ovviamente anche la nostra urbanistica, che quindi la protagonista di questo libro di Pino stasera. Dobbiamo conoscere, quindi un contributo importante per noi cerretesi, perché dobbiamo conoscere la nostra storia, la nostra urbanistica per poterla quanto più possibile far conoscere anche all'esterno e far apprezzare all'esterno, far venire quanta più gente a conoscere tutte le bellezze che abbiamo qui. Sono contenta soprattutto che questo libro lo presentiamo oggi, fino a che ad un mese dalla nostra, tra un mese noi ci vedremo adesso per concludere il gemellaggio con la città di Noto. Come sappiamo, non so se vi ricordate, proprio lo scorso anno, a novembre, durante la manifestazione dell'edizione 2018, abbiamo avuto qui ospiti anche una delegazione del Comune di Palmi e una delegazione del Comune di Noto, e sono venuti qui proprio per procedere, per continuare, insomma, per cercare di concludere ecco, questa procedura lunghissima, quest'iter burocratico che ci porterà finalmente a dicembre a firmare questo patto di fratellanza che si chiama questo gemellaggio. Il gemellaggio con la città di Noto ha proprio questa, come protagonista, proprio l'urbanistica, cioè quello che andremo appunto, l'urbanistica, quindi la peculiarità di Cerreto, la nostra urbanistica così peculiare che ci accomuna ad una città importante come Noto, oltre che Palmi, questa cittadina anche calabra. E quindi avremo praticamente lì a Noto questo gemellaggio, quindi finalmente avremo a celebrare e a far conoscere ecco anche lì la nostra urbanistica. Quindi sicuramente porteremo questo libro con noi, lo leggeremo sicuramente anche lì, e quindi è bello che proprio ad un mese esatto da questo, finalmente da questa giornata importante che sarà appunto questa nascita, questo gemellaggio con Noto, ecco leggere, poter avere uno strumento in più, una testimonianza in più, un documento che sicuramente è importante, lo leggeremo anche considerando questo aspetto, cioè
il fatto che ecco, la nostra urbanistica, questa nostra peculiarità protagonista di questo libro, ma protagonista anche di questo gemellaggio che andremo appunto a stilare finalmente il mese prossimo. Quindi ti ringrazio veramente Nino per questo contributo importantissimo che dai a Cerreto stasera per il libro, ma in generale, come ho detto all'inizio, grazie per il contributo in generale che come cittadino e come vicepresidente della società operaia continua a dare a questo paese. Grazie. Dunque, prima di entrare nel vivo di questo opuscolo, di questo libro che presentiamo oggi, vi devo dare una notizia che praticamente già avete visto, ci sono dei volantini nella sala, sono qui. Noi il 30 novembre e il 1 dicembre andremo a Recanati a Osimo in occasione della presentazione del libro Fermo Colle presso il Centro Mondiale della Poesia di Recanati, quindi abbiamo organizzato questo viaggio culturale. L'importante è segnalare la propria partecipazione al più presto, al massimo entro domenica prossima, perché l'albergo è piccolo, si trova al centro di Recanati. Se vogliamo stare tutti uniti è bene organizzarci subito. Il saggio Notizie storiche ed urbanistiche di Cerreto Antico. Io dicevo sempre cenni storici, stiamo lì. Lui si è arrabbiato. Allora, passo volentieri la parola all'archeologo Lester Bonardo. Per me è sempre un piacere tornare a Cerreto e soprattutto vedere tanti volti amici che hanno condiviso insomma sin dall'inizio le indagini archeologiche e soprattutto è un onore presentare e soprattutto introdurre quest'opera di un amico che un'amicizia che dura dal 2012 quando per la prima volta da archeologo sono venuto a Cerreto insieme naturalmente a tutta l'equipe di archeologia medievale che ha scavato e indagato archeologicamente la Cerreto vecchia. Quindi è dal 2012 che ci conosciamo e dal 2012 ci confrontiamo continuamente su questioni insomma inerenti alla Cerreto vecchia. E veramente è sempre stato un piacere confrontarsi con Pino, con Adam, ma anche con il compianto dottore Pescitelli, con cui quasi ogni giorno visitavamo lo scavo, commentavamo le strutture che emergevano piano piano e soprattutto vedere l'entusiasmo dei presenti, soprattutto nel vedere strutture che studiavano dai documenti ma che piano piano emergevano, quindi vedere il lavoro insomma rimuovendo terreno, crolli e quant'altro, la Cerreto vecchia insomma emergeva e soprattutto vedere questa corrispondenza tra la documentazione diciamo scritta con il dato materiale, quindi anche il piacere di vedere piano piano idee o comunque ipotesi sull'urbanistica di Cerreto che poi alla fine è condensato in questo bellissimo libro secondo me perché porta delle novità e soprattutto è un chiarisce anche delle situazioni non sempre chiare nella storia di Cerreto perché come sappiamo dal 1688 che dal 5 giugno del 1688 che Cerreto è crollata e con il terremoto insomma c'è stato quasi un oblio fino insomma ai giorni nostri fino diciamo alla scoperta di alle prime campagne di scavo. In effetti è rimasta sempre al centro degli interessi dei cerretesi, però comunque si sono perse insomma delle condizioni. Non abbiamo in effetti una pianta, delle visioni prospettiche conservate dai documenti e proprio per questo l'opera di Pino è interessantissima perché lui, oltre ad aver consultato molti documenti scritti come ha fatto in passato Renato Pescitelli, lui ha consultato tante altre fonti molto importanti, tra cui il Pacichelli, che era un'erudita che alla fine del 600, inizio del 700, visitò diversi abitati del regno di Napoli, fornendo, oltre a una descrizione, anche delle visioni prospettiche, quindi gli schizzi degli abitati. Purtroppo è arrivato qualche anno dopo il terremoto, quindi non lasciando naturalmente una visione dell'abitato, ma lasciando solo qualche riga, insomma, raccogliendo qualche testimonianza orale degli abitanti e Pino ci regala insomma in questo libro come potete vedere nelle immagini delle visioni prospettiche in cui lui ricostruisce la Cerreto diciamo antica, la Cerreto del 600, quindi prima del terremoto, quindi lui sulla base di questi documenti, quindi sulla scia di Renato Pescitelli che è l'opera meritoria di Pescitelli che come sapete nel corso dei decenni ha spulciato carte, ha scritto opere memorabili, Pino raccoglie questa eredità e insomma
la condensa in questo libro e soprattutto in queste visioni prospettive, che sono anche molto interessanti per capire quanto era importante questo insediamento, non solo importante nel 600, ma già in età medievale era uno degli insediamenti più importanti del Beneventano. Come sapete, una produzione non solo di ceramica, ma un centro di nevralgico del territorio per la produzione e lo scambio di pane e lana. Quindi un centro veramente interessante e molto importante, che, come vi dicevo, nel corso dei secoli, dopo il terremoto, è caduto un po' nell'oblio. Quindi, leggendo le pagine di Pino, è molto interessante vedere come questo insediamento era strutturato, che poi abbiamo piano piano visto anche dalle scavando, quindi rimuovendo i crolli. Quindi un insediamento abbastanza ben strutturato, con una cinta muraria, con una pianta anche molto particolare, perché si trova su un'altura che domina naturalmente la Cerreto Nuova, ma un'altura un po' particolare per data la presenza degli affioramenti di roccia calcarea, quindi si sono dovuti adattare a una situazione non facile, però comunque realizzando un insediamento che, con delle strutture molto importanti. E Pino si focalizza in particolar modo sulla fase normanna, una fase importantissima che è testimoniata dalle tracce della cinta muraria che naturalmente si vedono ancora nella zona della chiesa di San Giovanni, ma poi sono rappresentati dalla struttura della torre. Noi tutti la conosciamo come torre carceraria, che abbiamo avuto poi la possibilità di scavare nel 2015, di scavare e di restaurare. Lo scavo, insomma, è stata un'opportunità importante perché ha confermato alcune notizie che il dottore Pescirelli e Pino hanno ricavato dai documenti, ma che comunque ci ha dato delle informazioni importantissime sull'insediamento, ma proprio su questa struttura. Era una struttura importantissima, ma soprattutto una struttura di un alto livello costruttivo, nel senso che la Torre di Cerreto rappresenta un modello di torre normanna diffuso dalla Normandia fino alla Sicilia. Però nel comprensorio la Torre di Cerreto è una torre di una forse delle più importanti, ma anche dal punto di vista delle dimensioni una delle più grandi. Quindi abbiamo una struttura veramente importante che era il centro dell'insediamento. In effetti si trova nella parte principale dell'abitato, dove si trova la chiesa di San Martino, che abbiamo portato, diciamo, alla luce, e le strutture del palazzo. Il merito di Pino è stato anche quello di riconoscere in strutture che affioravano tra la vegetazione nei terreni posti ai piedi dell'altura alcune strutture molto importanti, tra cui una torretta della cinta muraria. Quindi il merito di Pino di aver messo insieme questi dati che non si conoscevano. E leggendo, insomma, anche le pagine di questo volume, Pino avanza anche delle ipotesi su alcune strutture che si trovano sui pendii che rappresentano la sponda sinistra del Turio. Quindi lui identifica in una struttura con arco e parte della cinta muraria la porta Caviana, perché Cerreto, oltre ad avere questa cinta muraria molto poderosa, dallo spessore di 2 metri circa, aveva naturalmente delle porte per, insomma, funzionare il passaggio delle persone o comunque di chi abitava nell'abitato. E dai documenti sappiamo che esistevano 4 porte, di cui una probabilmente sul versante del torrente Turio. E Pino ha identificato in alcune strutture presenti nella boscaglia questa porta Caviana. Quindi è interessante notare come Pino legge questi documenti e soprattutto interpreta queste strutture, che secondo me è molto convincente, insomma, queste identificazioni, queste strutture, e soprattutto vanno a braccetto, insomma, con i dati che abbiamo ricavato dalle indagini archeologiche, perché come vi dicevo, ad esempio, un argomento molto interessante è quello della magnatura ristrutturata della Torre di Cerreto, che come discutevamo, abbiamo discusso più volte sulla torre. Alla fine dei documenti si riassume che era una torre carceraria, ma che in effetti era una torre carceraria solo dalla metà del 500. Era una torre residenziale, probabilmente era una sede dei Sanframondo, che erano feudatari di Cerreto, e quindi nella sua prima fase era un vero e proprio fortilizio dove abitava il Dominus con il suo signore. Successivamente è una struttura che ha avuto una continuità di vita per quasi 5-6 secoli,
e poi è stata trasformata in carcere, come si desume insomma dai documenti. Quindi in effetti diciamo, il volume di Pino è interessante per questo, insomma, che mette insieme tutti questi dati raccolti in precedenza da Piscitelli, ma che lui li vede con acume, insomma, anche scientifico, insomma, li mette insieme. Quindi è molto interessante da questo punto di vista. Poi, come potete vedere, oltre a una parte che riguarda la Cerreto Antica, c'è una parte molto simpatica inerente a un rinvenimento monetale. La seconda parte del volume riguarda la scoperta di una moneta, una scoperta fortuita, nell'area di San Giovanni. Come voi sapete sicuramente, quella è un'area molto interessante, in parte interna alle mura, in parte, diciamo, costituiva un sobborgo dell'insieme di Cerreto, e questa è una zona interessata alla presenza di botteghe di ceramisti, molto probabilmente. Infatti il toponimo era dei pignatari, quindi molto probabilmente un'area dove vi era un'area, diciamo, industriale, potremmo dire, dove circolavano naturalmente persone, circolavano merci, e quindi molto probabilmente qualcuno ha perso questa moneta della fine del XV secolo. E Pino dedica a questa scoperta un capitolo molto interessante sull'uso di questa moneta, che era una moneta di poco taglio, quasi un centesimo, diciamo dei centesimi dei nostri giorni, che servivano, insomma, per gli scambi, diciamo, per le piccole esigenze. E quindi Pino fa questa bella disamina su questa moneta, e mettendo, insomma, in correlazione la presenza, diciamo, di questi oggetti in questo borgo, che purtroppo non è mai stato indagato archeologicamente, perché, come ben sapete, l'area interessata dalle indagini archeologiche del 2012-2015 è interessata solo la zona della torre. Quindi magari in futuro sarebbe interessante scavare un settore di insediamento molto importante, ci potrebbe anche dare delle indicazioni importantissime sulla produzione di ceramica a Cerreto da tempi molto più antichi. Quindi speriamo che un giorno possano continuare le ricerche. Quindi io credo che l'opera di Pino porti dei punti originali alla storia di Cerreto, che quindi fornisce delle indicazioni molto interessanti, che anche a noi archeologi fanno piacere, perché è interessante notare la corrispondenza tra il dato materiale e il dato dei documenti. E quindi sulla scia di Renato Piscitelli ci regala questa opera, insomma, un quadro, una vista prospettica della Cerreto di ieri, che, insomma, è un bellissimo regalo ai cerretesi di oggi. Quindi complimenti e grazie. A settembre la Società Opera ha ricevuto un premio, questa è la targa, premio CESVOP 2019, dato alla Società Operaia per l'impegno nell'attività di volontariato continua, profusa a Cerreto, soprattutto negli ultimi anni. Quindi questo è un riconoscimento che ci onora. La cornice è stata offerta da Pierpaolo Masotta, che ringraziamo, e grazie all'interessamento anche di Michele Giordano. Ci fa piacere aver ricevuto questo riconoscimento, quindi il lavoro che stiamo facendo è un lavoro importante, caro vicepresidente, quindi dobbiamo essere orgogliosi. E poi i soci non ci voteranno più, sì. Allora, è arrivato il momento di... sì. Dunque, quindi vi ricordo le attività del bicentenario, molto importanti. Noi abbiamo parlato stasera della vecchia Cerreto, ecco, ma tutto questo interesse che c'è stato per la vecchia Cerreto è comunque sotto anche grazie agli scavi archeologici che ci sono stati. Voi sapete che ora lì c'è un parco archeologico, ci sono stati degli scavi, quindi ci sono delle cose da vedere. E chiaramente io penso sia doveroso anche ringraziare gli uomini, gli amministratori che hanno pensato di voler appunto dedicare il loro tempo a queste ricerche archeologiche, perché insomma si è parlato per tanti anni di fare delle ricerche degli scavi, alla fine con tante difficoltà
Comune di Cerreto ci è riuscito, ecco, quindi un ringraziamento agli amministratori che hanno pensato a questo. Io vedo qui anche l'architetto Morone che per tanti anni ha parlato della Pompei medievale, quindi un ringraziamento a tutti loro. Bene, caro Pino, è arrivato il tuo momento. Che ci vuoi dire? Dici un po' di cose, dai, un applauso per ringraziare. Allora, prima di ogni cosa un ringraziamento a tutti voi qui che siete intervenuti a questa presentazione di questo mio libro, nonostante il tempo non sia dei migliori. Un altro ringraziamento al presidente Adam della Società Operaia, che ha voluto ospitare nella sua manifestazione la presentazione di questo mio libro, all'assessore alla cultura, la dottoressa Giovanna Rubano, che tanto fa per Cerreto, si adopera per Cerreto nonostante le tante difficoltà che ha questo comune dal punto di vista finanziario, e un ringraziamento particolare al mio carissimo amico Lester Leonardo, un'amicizia nata sugli scavi archeologici della Cerreto Antica, quando insieme al dottor al compianto dottor Renato Pescitelli e al più presente Adam, quasi ogni giorno andavamo a vedere che cosa uscisse fuori dagli scavi. E ricordo ancora appena il primo giorno che si stavano effettuando gli scavi, quando il dottore Renato Pescitelli con occhi meravigliati esclamò: hanno trovato l'acciottolato, cioè lui, il fatto che avessero già scoperto un acciottolato dove per tanti secoli avevano, era stato il luogo dove camminavano tutte le persone della città antica, per lui era un fatto straordinario e si commuoveva al solo fatto di aver visto con i propri occhi questa acciottolata di questa strada. Quindi la mia passione per la Cerreto Antica nasce da un opuscolo del dottor Renato Pescitelli, l'opuscolo di Santa Maria Assunta, era uno di quegli opuscoli che il dottore faceva pubblicare per la fine dell'anno e che regalava ai suoi clienti della farmacia. Io ne venni in possesso e rimasi folgorato, perché in questo opuscolo per la prima volta c'erano dei disegni di come poteva essere l'antica Cerreto. Quindi c'era una prima planimetria, una prima veduta prospettica, e mi sono appassionato a questo fatto di come potesse essere la Cerreto Antica, perché purtroppo nei documenti antichi, nei tanti documenti antichi che ci sono pervenuti, purtroppo manca un disegno completo della Cerreto Antica. Ci sono delle in due tele religiose, fortunatamente il pittore dell'epoca, oltre a dipingere gli edifici sacri per il quale lui era stato incaricato di dipingere, però volle anche riprodurre delle zone della Cerreto Antica. Quindi abbiamo due tele importantissime, quella di San Francesco che riceve il saio da un angelo, che è conservato presso l'Episcopio, dove ci sono degli scorci della Cerreto Antica, e l'altra tela che troviamo qui vicino alla chiesa di Sant'Antonio, la tela di Santa Maria del Pianto, dove ci sono altri scorci della Cerreto Antica. E voglio dire un ringraziamento ad Adam, perché fu lui il primo a scoprire che anche nella tela di Santa Maria del Pianto quelle casette, quegli edifici che si vedevano come sfondo appartenevano pure quelli là alla Cerreto Antica. E poi abbiamo un ultimo documento che è un disegno su pergamena, molto probabilmente dell'inizio del Seicento, perché
ritrae la platea magna di San Martino senza il campanile. E quindi, siccome noi sappiamo che il campanile fu edificato all'inizio del Seicento, molto probabilmente questo disegno era antecedente a quel periodo. E questo disegno su pergamena è conservato presso la collezione privata di Nicola Ciaburri. Io con questo, diciamo, l'anno scorso nel libro delle commedie già avevo allegato una veduta prospettica della Civita Antica, però mi fu chiesto dall'amica Antonietta Cutillo, dice: ma perché non spieghi questa veduta prospettica che hai realizzato? Fai un saggio, un breve saggio, e spiega perché hai posizionato quegli edifici in determinati punti della Civita Antica. Così un anno e mezzo fa ho iniziato questo lavoro e alla fine ho iniziato questo lavoro, però non mi sono soffermato solo all'ultimo periodo della Civita Antica prima del terremoto del 1688, ma ho voluto descrivere i vari passaggi che la comunità cerretese ha avuto nel corso, non dico dei secoli, ma addirittura dei centinaia di migliaia di anni, perché ho iniziato questa storia di Cerreto dagli uomini primitivi, gli uomini primitivi che hanno abitato il territorio di Cerreto. Il primo loro rifugio è stata la grotta della Leonessa. La prima loro casa a Cerreto è stata la grotta della Leonessa. E grazie agli scavi di Abele De Blasio sono stati rinvenuti dei materiali che appartenevano a questi uomini primitivi fino all'età del ferro. Poi da lì sono passato alla Cerreto Sannitica, la Cerreto Sannitica che era collocata nella zona della Madonna della Libera. Lì in una determinata zona era sorto un piccolo villaggio, la Comitium Cerritum, che poi venne occupata dai Romani e perse, diciamo, la sua importanza come punto di vendetta, era un punto di vendetta su Montecigno che controllava sia la vallata del Titerno e sia la vallata dell'Isina. Quindi dalla Cerreto Sannitica siamo passati alla Cerreto medievale. Io faccio un'ipotesi perché secondo me ho letto in molti libri che in realtà la Cerreto Sannitica è sopravvissuta fino all'invasione dei Saraceni della metà dell'Ottocento. Quindi una volta distrutta dai Saraceni, che precedentemente avevano distrutto anche l'antica Telesia, i due popoli insieme avevano edificato un nuovo villaggio che si trova sull'attuale collina della Torre. Secondo me questa ipotesi non è plausibile, in quanto immaginiamo i Saraceni che arrivano a Telese, la distruggono, i telesini scappano sulle alture per rifugiarsi, e contemporaneamente i Saraceni salgono anche loro verso le alture e distruggono la Cerreto Sannitica. I due popoli sopravvissuti fondano la nuova Cerreto medievale. Questa ipotesi a me non ha mai convinto, in quanto, come anche diceva il compianto Don Nicola Pigliotti, in realtà i telesini vennero ad insanguare la popolazione di un villaggio che già esisteva sulla nostra collina della Cerreto Vecchia. Quindi
non è, anche secondo Nicola Vigliotti, esisteva già al momento dell'invasione saracene già un piccolo villaggio che esisteva sulla collina. Quindi in realtà, più che una nuova fondazione, i Tresini vengono a ripopolare il villaggio che già esisteva e che era stato edificato dai cerretesi della Cerreto Sannitica, che erano discesi, essendo il loro villaggio conquistato dai romani. Loro non si sentivano più padroni del loro villaggio e l'avevano man mano abbandonato, preferendo rifugiarsi e vivere tra i boschi, continuando la loro attività, che era soprattutto di mandriani. Ma una volta terminate le invasioni barbariche, in un periodo di pace, durante il periodo bizantino, la popolazione dell'antica Ceritum Cominium ridiscese la montagna e iniziò ad edificare un villaggio fatto di legno, di capanne di legno. E molto probabilmente una parte minoritaria di questa popolazione che viveva nei boschi anche sopra, nella zona della Madonna dell'Opera, ridiscese anche l'altro versante di Montecigno e contemporaneamente fondò Civitella, che significa una piccola cittadella. Quindi anche Civitella è stata fondata dai ceretesi della Cominium Ceritum. E ancora oggi gli abitanti di Civitella si sentono più legati a Cerreto che non a Cusano, e il loro dialetto somiglia molto più a quello ceretese e non a quello di Cusano Mitri. Poi continuando, siamo passati al periodo longobardo. I longobardi vennero nelle nostre zone a partire dal 571, fondando il Ducato di Benevento. Loro erano organizzati in Fara, che erano un gruppo di famiglie che avevano come capo un guerriero che era a capo di queste famiglie e che andavano per i nuovi territori conquistati e dove vedevano delle condizioni ambientali favorevoli, si fermavano e fondavano un villaggio. Infatti ci sono alcuni paesi della provincia di Benevento che conservano un loro nome longobardo, come può essere ad esempio Guardia San Tramonti, che era guardia, che deriva dal toponimo longobardo Barda, e poi ancora altri paesi. Per Cerreto invece il toponimo proviene per attinenza dalla Cominium Cerritum. Quindi anche qui, secondo me, quando vennero i longobardi nelle nostre zone, già c'era un villaggio al quale loro non potettero dare un nome longobardo, in quanto questi già erano abituati a chiamare quel villaggio con il nome di Cerrito. E quindi i longobardi più che altro ingrandirono questo villaggio. Ancora dopo molti secoli erano sopravvissuti dei toponimi longobardi come Raino e Porta Gaudiana. Entrambi questi nomi sono di origine longobarda e, secondo la mia ipotesi, questo Raino doveva essere il guerriero che a capo di una fara era venuto nel nostro territorio e aveva deciso di stabilirsi sulle nostre colline. Quindi
Andando oltre, arriviamo al periodo normanno. I normanni, diciamo, scacciarono i Longobardi e conquistarono il loro territorio. E con i normanni iniziamo a vedere un primo modello di paese fortificato, avente delle mura intorno, con delle torrette di vedetta. Inoltre loro iniziarono la costruzione di edifici fortificati come il castello e la torre di vedetta. Per quanto riguarda il castello dei Normanni, questo era ubicato nella parte più a monte del paese. Solo per farvi capire, il tratto murario della cinta terminava all'incrocio, all'attuale incrocio Sant'Anna Madonna del Soccorso. Quindi là terminavano le mura con la porta Sant'Antonio. Quindi qualche metro prima, una decina di metri prima, c'era il castello dei Normanni, il castello dei San Framondo. Se noi vediamo quella zona, se noi teniamo in mente come è fatta la collina della Cerreto Antica, vediamo che ci sta un pendio, una salita che arriva fino alla torre, e da lì in poi il terreno spiana. Come tutti quanti i borghi medievali, il castello occupava la zona più alta del borgo, però nel caso di Cerreto, rispetto ai caratteristici borghi medievali che hanno sul cucuzzolo di una collina il castello, anche Cerreto ce l'aveva nel punto più alto, però a questo punto era pianeggiante, e secondo la mia ipotesi dal castello avevano una visuale problematica sulle vallate del Titerno, sulla valle di Telesina, in quanto si trovava molto nella parte retrostante del borgo. Secondo la mia ipotesi, loro si resero conto che dal castello era difficile controllare chi potesse venire dalla vallata Telesina, e per questo motivo edificarono una torre un poco più a valle, e come se vedete la torre si trova proprio nel punto in cui il terreno inizia a scendere a valle. Quindi era il punto ideale dove poter edificare una torre, all'epoca alta circa 28 metri, dalla quale si potevano vedere benissimo sia le due vallate, sia quella del Titerno e sia quella di Telesina. Poi successivamente la torre, alla metà del Cinquecento, viene trasformata in carcere civili. Allora, devo un po', diciamo, polemizzare con l'amico Lester Leonardo su questo fatto qui, che la loro equipe di archeologi invece insiste sul fatto che la torre di Cerreto fosse anche una residenza feudale. Però dai tanti documenti che sono emersi finora non c'è stato nessun documento che certifica che i feudatari San Framondo avessero abitato anche nella torre di Cerreto. Infatti tutti quanti gli storici, a partire da Rotondi, Annacchino, Mazzacane, Don Nicola Vigliotti, Vescitelli, tutti quanti affermano che i San Framondi residevano nel castello di Limata, nella piana di San Lorenzo Maggiore. Quello era la loro residenza, perché si trovava vicino a un ramo della Via Latina e nei pressi del fiume Calore.
se ci poteva stare un documento che ci poteva dare una, come posso dire, un sostegno a questa tesi, è quando Cerrito ospitò per un solo giorno Luigi D'Angiò, che era pretendente del Regno di Napoli. E quando venne ospitato Luigi D'Angiò, nonostante il castello fosse già occupato nelle sue due ali, un'ala dal monastero delle Clarisse e un'ala dal convento dei frati conventuali, nonostante ciò Luigi D'Angiò fu ospitato nel castello. Nel caso in cui la torre fosse stata una residenza feudale, forse l'avrebbero ospitato nella torre e non nel castello, che già era in gran parte occupato dai monaci e dalle monache. Andando avanti, poi già io alla presentazione del libro dell'anno scorso ho descritto tutti quanti gli edifici, sia religiosi che civili, che erano all'interno e all'esterno della cinta murale di Cerrito. Quindi non vorrei dilungarmi a ripetere un'altra volta quello che ho detto l'anno scorso, e vi volevo un poco, diciamo, spiegare la cinta muraria della Cerrito antica, che io, diciamo, sono appassionato della cinta muraria e mi piace vedere quali erano i tratti dove passava questa cinta muraria. Sono andato a vedere di persona centinaia di volte qualche diciamo troncone della cinta muraria, delle torrette ancora sopravvissute. È rimasto ben poco, perché alla metà degli anni 60, per allargare la via che porta alla chiesa di Sant'Anna, furono abbattuti parecchi tratti della cinta muraria e delle torrette che vi stavano. E quindi, da poco che è sopravvissuto, possiamo dire che il borgo medievale della Cerrito antica iniziava appena inizia la salita che conduce alla chiesa di Sant'Anna. Sulla sinistra abbiamo un piccolo appezzamento di terra triangolare recintato, e su questo appezzamento di terra ho scoperto nel settembre del 2017 un troncone di una torretta con accanto il muro originario della cinta muraria medievale. In realtà questo muro e questo spezzone di torretta ci sono sempre stati, però fino a quel periodo erano nascosti dalle siepi, e quindi non si vedevano bene che cosa fossero. Una volta, possiamo vedere dalle foto che ho legato, è la prima foto, la figura 1, la torretta di avanti la terra. Due anni fa, tutte le siepi che stavano addossate sia sulla torretta che su questo muro vennero eliminate, e quindi andando per la solita visita alla città antica vidi questa forma semicircolare, mi fermai, andai subito a controllare che cosa potesse essere, e secondo me dalla forma si evince che doveva essere una delle torrette, anzi la prima torretta che si incontrava andando alla Cerrito antica. Questa torretta da un lato ha un muraglione di pietre cementate che molto probabilmente è un muro originario della cinta muraria, mentre dall'altro lato c'è un muretto di pietre
a secco, quindi è un muretto che è stato costruito post terremoto 1688. Se questo fosse vero, probabilmente questa torretta si trovava giusto allo spigolo di due tratti della cinta murale, uno che proseguiva verso la chiesa di San Giovanni e l'altro che saliva in alto verso Porta del Pulmo, che era la prima porta che si incontrava a Cerreto Vecchia e che distava da questa torretta una trentina di metri. Poi, proseguendo sempre sulla sinistra della via di Sant'Anna, a metà strada tra la Porta del Pulmo e Porta di Suso si doveva trovare all'ingresso del Viottolo che porta all'attuale area archeologica della Cerreto Antica. Tra queste due porte c'era un'altra torretta che purtroppo, come ho detto, è stata abbattuta quando venne allargata la via. Ho certezza che esisteva questa torretta perché ho una foto scattata dalla Madonna delle Grazie della metà degli anni 60, dove si vede questa torretta ancora integra, ma diciamo sfortunatamente non esiste più. Poi, proseguendo, mentre una torretta che è sopravvissuta della cinta muraria si trova al di sotto della strada asfaltata. E l'anno scorso con l'amico Adam siamo andati e con Michele Giordano siamo andati a fare una perlustrazione in questa zona che è piena di siepi, di alberi, la potete vedere nella figura 3. Infatti, come si vede, ci sono degli alberi che sono cresciuti proprio sulla torretta, ha tutte quante le pietre quasi coperte dall'edera. Siamo riusciti ad arrivare a questa torretta per fotografarla, e quindi questa torretta è sopravvissuta perché si trovava al di sotto della strada che era stata allargata, quindi per questo motivo non l'hanno toccata, perché stava al di fuori degli scavi che avevano effettuato. E proseguendo, questa torretta si chiama la torretta dell'Episcopio perché sopra di questa torretta, attualmente sul manto stradale, c'erano sia l'Episcopio che il seminario. Proseguendo, arriviamo in fondo alla Cerreto Antica. E possiamo dire con certezza che in quel punto là, come vi ho detto prima, che l'incrocio viario Sant'Anna Madonna del Soccorso, lì terminava il borgo, perché ai lati di questo bivio, nei terreni opposti, ancora sono presenti dei tratti di cinta muraria, anche di un'altezza che non supera il metro, e questi due tratti si fanno proseguire, si incontrano giusto al centro di questo bivio e lì molto probabilmente c'è la Porta Sant'Antonio, che era l'ultima porta della Cerreto Antica. Poi, proseguendo, scendendo, avevamo il castello, come vi ho detto, venne occupato le due ali dal monastero delle Clarisse, dal convento dei frati conventuali. Poi si va nella parte retrostante, la casa attualmente dei Borzaro, quindi la cinta muraria andava dietro la casa dei Borzaro, poi rientrava fino alla torre, dove c'è attualmente la torre, che poi da sotto la torre avevamo il castello feudale dei Carafa e la chiesa di San Martino. Quello è il punto più stretto della Cerreto Antica,
più o meno dalla cinta muraria del giardino del Palazzo Ducale dei Carafa fino alla porta di Suso abbiamo circa una cinquantina di metri, quindi era il punto più stretto, in quanto il bordo si allargava sia in alto e sia in basso, quindi andava ad assumere la forma di una analemma, cioè la forma di un otto. Poi, scendendo dalla torre, la cinta muraria proseguiva verso la chiesa di San Giovanni. Qui è sopravvissuto un tratto di cinta muraria a forma di L, e su questo tratto di cinta muraria, anche se c'era andato, che lo conoscevo chissà quante volte che ci sono andato e l'ho visto, però poi alla fine mi sono reso conto che questo tratto di cinta muraria termina con delle pietre cementate, quindi e mentre dall'altro lato il muro è crollato. Il fatto che c'è un termine di questo muro mi fa supporre che lì potesse essere il luogo dove sta la porta gauliana, che come dagli scritti delle fonti antiche si affacciava sul sobborgo di Reino, che attualmente noi chiamiamo la contrada di San Giovanni. E quello che mi ha fatto propendere per questa ipotesi è che dal ponte di San Giovanni ancora esiste il sentiero che termina giusto di fronte a questo varco nella cinta muraria, e perché subito dopo, un metro dopo, sulla destra c'è una scarpata molto pericolosa. Quindi se questo sentiero si ferma davanti a questo vuoto della cinta muraria, molto probabilmente lì c'è la porta gaudiana per entrare nel borgo della città antica dalla parte di San Giovanni. Diciamo, per sommi capi, la descrizione della città antica è in questa zona, che era la zona dei pignatari, perché era una zona dove esistevano queste botteghe che facevano esclusivamente delle vignette, dei vasi, ancora non c'era la ceramica artistica ceretese, che è venuta solo con la ricostruzione della Cereto Nuova. All'epoca si facevano vasi di uso comune, stoviglie, eccetera, tutto quel materiale che si usavano nelle case popolari. E qui è stata rinvenuta una moneta del 1495 del periodo di Carlo VIII, re di Francia, che venne in Italia per riconquistare il regno che era appartenuto agli Angioini, ai francesi, e che poi era passato agli aragonesi. Quindi venne in Italia, arrivò a Napoli senza combattere neanche una battaglia, in quanto tutte quante le città del regno di Napoli, al suo passaggio, che il re era a capo di un esercito forte di 22.000 soldati d'armi, che erano equipaggiati anche con pezzi di artiglieria moderna, e tutte quante le città, a partire dalla città di Abruzzese, i loro sindaci consegnavano le chiavi direttamente al nuovo sovrano, così come fece anche il sindaco di Napoli, che consegnò le chiavi della città a Carlo VIII. In questi sei mesi che lui fu il nuovo re del regno di Napoli, fece battere delle nuove monete con le sue effigi, sia in rame, sia in argento, sia in oro, e diciamo le monete più diffuse furono quelle di rame, dove lui diede la facoltà alle zecche delle città che si erano prese senza combattere di poter coniare le nuove monete con le sue effigi. Per velocizzare
la coniazione di queste monete, si dibatterono tutti quanti i cavalli che erano stati degli aragonesi, quindi si imprimeva la nuova impronta sopra un'impronta vecchia. Quindi queste monete non erano perfette come quelle di Conio con un tondello nuovo, ma infatti, come potete vedere dalle figure 7, 8 e 9 e 10, abbiamo delle monete che con la ribattitura si distorcevano e perdevano diciamo la loro rotondità. Nonostante mezzo secolo, però ancora sono visibili i segni di Carlo VIII. Infatti abbiamo sul dritto della moneta, come si può vedere, la corona, i tre cigni di Francia, la descrizione del monarca Crous, cioè Carlo VIII, re di Francia, e la cosa più importante per capire da dove provenisse questa moneta è l'impronta della zecca. Infatti, fortunatamente, è visibile ancora l'incisione della zecca di Sulmona, Sulmoni Patria Est, che si rifaceva ad una frase di Ovidio, che era nativo di questa città. Invece sul verso della moneta abbiamo una croce ancorata e con intorno delle iscrizioni che si rifanno alla religione, al Cristo, e quindi perché i monarchi, tutti quanti i re dell'epoca, ma anche ora, si rivolgono oltre al loro popolo anche alla provvidenza, alla provvidenza di Dio, e quindi era in uso all'epoca invocare anche la protezione del Signore. Questo più o meno è quello che ho descritto in questo mio saggio. Troverete tante altre notizie che ora per il tempo non è possibile spiegare. Penso che sia di vostro gradimento e non so che dirvi. Vi ringrazio tutti quanti per l'attenzione. Abbiamo qui anche l'autrice, Raffaella De Nicola, che potrà darvi delle felicitazioni.